Ricci, non ovviamente in quest'ordine, per Lumana il quintetto che ha iniziato la partita di Ravenna, e quindi Raffaelli, Criconia, Ceparano, intanto la tripla subito. Insomma, ne vediamo di importanti, seppur con le debite proporzioni. Uno è quello che ha tirato adesso, è Asquai con... Parzialino 0-6 per Caserta, con Ceparano che sa al tiro, poi preferisce andare fino in fondo, pronti a disputare la partita. Tanto ancora Ceparano. Sai, anche l'altro recupera, c'è Raffaelli, si invola, Rasio che può inchiodare anche lui. Importanti, però questo ne va del basket, dello spettacolo. Bello, bello, bellissimo il taglio a convertire in punti da Raffaelli, che si alza da 3. Insomma, anche a Ravenna all'inizio non è stato buono, i ragazzi di Zanco sono venuti fuori a distanza. Ano e Raffaelli. Si alza Inonen che fa valere, ma intanto Raffaelli crea spazio, Renzi si alza da 3, va bersaglio, questo è una costante, canestro e fallo subito. Gioco d'anco bollato al finlandese, spazio, si alza da 3, a bersaglio, Rasio di fronte a lui, la tripla ancora da lontanissimo, Raffaelli che va fino in fondo per la penetrazione, ecco, prova a crearsi ancora lo spazio, si avvicina al canestro, il floater di Laganà. Ha registrato qualcosa in difesa a Caserta, Criconia fino in fondo, bello il canestro, è sempre un'incognita dentro, bello. Bella per Gravaghi, Raffaelli che dà rapidamente, Gravaghi si gira e trova per Caserta, ancora Gravaghi, il tiro da 3 punti. Termina il secondo quarto, ottima scelta. Laganà ancora il layup e insomma sbloccato. Palleggia Criconia, poi da Jus, il piazzato di Jus, canestro di Renzi, il tiro da 3, ancora il ferro, Jus, prezioso, 2 punti. Del primo tempo, dentro per Rasio, ancora, semina il panico, ma poi a poco spazio, Criconia si gira, è già un'iniezione di fiducia questa. Ceparano, un tiro complicato, ora Renzi non si fa pregare, il tiro da 3. Tranquillamente andando in fase offensiva, facile giro palla bellissimo per Ceparano, dentro il canestro di Renzi, altra palla persa, ancora Ceparano che va a inchiodare per i fotografi. Mastroianni converge, si arresta, tira e va canestro. Toccati Rasio, palla che va in qualche modo a Renzi, si alza, una tripla complicata per Renzi, poi Ceparano per Rasio, che giro palla. Equilibrato. Primo perché la San Giorgio giocherà 3 delle prossime 4 in casa, secondo perché con i player, però davvero un calo davvero evidente e clamoroso, se vogliamo. Causa Gravaghi che si arresta, il floater, che bellezza, che mano. Sacchettini, bello il movimento con l'aiuto delle... Prende il tiro con tanto spazio e si sblocca dopo tempo l'ex compagno di Inonen. Sacchettini, bello, che bello! Cadendo all'indietro in posto. Si è giocato tanto, Laganà con tanto spazio, seconda tripla consecutiva per... Permette però insomma... 3 triple consecutive. Si è fatto male anche poi per le prossime partite, perché chiaramente... Tanto altra tripla ad andare poi sotto, tanto Rasio mette un pochino di ordine, finora solo 4, adesso sono 6. Ferro a dire di no su Rasio, spazio, Renzi, piedi a terra, ancora da 3, piazzato da lontano ma prende il rimbalzo, subisce il fallo, 3 secondi, si alza, che canestro. Renzi in categoria, quindi davvero. Bella l'azione, rapida, Jus. Si muove bene, 2 punti, bruttissime, però ecco, è uscito in barella certo. E questo non è una bella immagine. Comunque c'è da celebrare una vittoria non scontata contro una squadra che era in difficoltà e che